E adesso vi parliamo di uno spettacolo teatrale di denuncia andato in scena nel pomeriggio per le vie del centro di Trieste. Tema portante la perdita del lavoro causata dalla delocalizzazione. Il servizio è di Andrea Covre. La OMSA e la STOC, due storie simili, due pugni alla dignità di lavoratrici e lavoratori privati di uno dei diritti fondamentali in nome del profitto. Il mostro si chiama delocalizzazione e per combatterne gli effetti e far conoscere storie di vita, rabbia e dolore è sceso in strada il teatro. A rappresentare se stesse, le operaie faentine dell'OMSA, la storica fabbrica di calze delocalizzata in Serbia. Sono nate così le brigate teatrali OMSA. Da più di un anno nelle piazze italiane fanno discutere e riflettere, segnalando realtà critiche, proprio come la Stock di Trieste, i cui operai si sono uniti allo spettacolo di strada ideato dal teatro Due Mondi di Faenza. Anna Benerecetti ha lavorato all'OMSA per oltre 20 anni, ora si racconta tra la gente. Io ci metto il cuore, praticamente narro la mia storia, 23 anni di lavoro all'OMSA di Faenza e così di punto in bianco perdo il lavoro perché delocalizza in Serbia e basta, bisogna cambiare le leggi perché non si può andare avanti così. Cioè noi perdiamo il posto di lavoro, va bene, in Serbia possono lavorare, ma le aziende non devono chiudere in Italia e noi dobbiamo continuare a lavorare anche perché non abbiamo più soldi per mangiare. Vestite di rosso, le brigate teatrali OMSA sono partite da Piazza della Borsa e Piazza Unità, poi hanno attraversato alcune vie del centro, scuotendo un distratto sabato pomeriggio all'insegna dello shopping, ottenendo attenzione e solidarietà. Recentemente sulla vicenda OMSA si è aperto uno spiraglio. Per 120 delle 239 operaie c'è la speranza di essere riassorbite da un'azienda specializzata in mobili e telai imbottiti. E forse è anche un po' merito delle brigate teatrali e della loro campagna contro l'indifferenza che accompagna troppo spesso le tante lotte per il diritto al lavoro.